Che magnifica giornata, che giornata di felicità. La mia bella donna se n'è andata, m'ha lasciato al fine in libertà. Son padrone ancora della mia vita, e goderla voglio sempre più. Ella m'ha giurato nel partir che non sarebbe ritornata mai più. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, senza rimpianti, senza mai più conoscere cos'è l'amore, cogliere il più bel fiore, goder la vita e far tacere il cuore, ridere sempre così giocondo, ridere delle follie del mondo. La voglio vivere sempre più. Spesso la commedia dell'amore, l'infanzia, la tua donna recita le sue trepide attese, tu diventi allora il suo buio profondo, e ripeti quello che la buffa caricatura che ero a 2 o 3 anni, mentre mio padre e mia madre giravano per l'Italia centrale e settentrionale con l'avventurosa povertà delle giovani famiglie. Caratteristica dei giochi d'infanzia erano la violenza fisica e la capacità organizzativa. Violenti erano soprattutto i nostri giochi d'estate, che si esaurivano in terribili corse pomeridiane lungo le spiagge quasi africane, e ci portavano continuamente dentro e fuori dell'acqua come animali rivieraschi. A questa splendida salute fisica è legato il ricordo delle mie prime esperienze sessuali, quando i corpi delle ragazze che giocavano con noi si addolcivano nelle corse, e una curiosità moderò le nostre maniere rissose. La scuola, di cui non resta che il ricordo di un facile cameratismo, negli ultimi anni mi lasciava scontento, e nulla è stato restituito ora, nulla. Certo, leggevo moltissimo. Direi che in proporzione all'età è stato il periodo in cui la mia cultura è stata più forte. Fra i 6 e i 15 anni credo di aver letto tutto quello che è stato scritto per ragazzi. Questo bisogno di crescere per sentirsi più libero
fu proprio di tutta la mia adolescenza, quando fui certo di questa libertà ottenuta, libertà dagli impacci esterni, come da ogni costrizione interiore, ne fui gelosissimo. È la morte l'ultimo scandalo da affrontare. Come vorrei vivere scandalosamente, trovarmi al posto dell'anima uno di quei vecchi ridicoli, coi capelli tinti, la voglia negli occhi. Perché se l'anima è vero che non muore mai, chi l'ha detto che resterà bella e giovane come una tredicenne, coi capelli lisci e la pelle che odora ancora di pregiudizio? O fiero e spregiudicato come un giovanotto di 17 anni, appena riemerso da un tuffo pericoloso sotto il sole di un'estate da prima pomiciata. È la morte l'ultimo scandalo della mia vita. E quello che mi fa rabbia non è il dover morire, ma poterlo fare solo una volta. È come dire: puoi scopare soltanto una volta. Che ingiustizia averci dato il cazzo per usarlo solo una volta. Meglio non avercelo allora, averci dato la vita, viverla solo una volta. Che senso ha? È nella pratica che uno si perfeziona e impara a godere delle sfumature. All'inizio ti agiti per qualche minuto e boom, fine, stop. Chi si è visto, si è visto. Poi, dopo la decima, trentesima, cinquantesima volta, capisci che il movimento del piacere non è solo sussultorio e non per forza devi sfogarti tutto e subito. È l'alternanza della spinta, la sospensione della traiettoria, trasformare la dolcezza di un'attenzione nell'impeto di un accanimento, guidare e improvvisamente lasciarti guidare, perdere il controllo e piangere di purezza nel sorprenderti più dolce di una nuvola e più cieco di un insulto nazista. Perché solo quando non dai più nulla per scontato cominci davvero a fare l'amore. Dov'è che c'hai la fica? E dove ce l'avrò mai? In mezzo alle cosce come tutte? No, ti sbagli. Quello è il fiore, una parte importante, fondamentale. Ma le radici del desiderio hanno una geografia emotiva ben più complessa di quella genitale. Città si attaccavano gli ultimi cartelloni che questa volta rappresentavano un soldato in atto di spezzare le catene. C'era anche un certo fervore per le strade e all'una la radio cominciò a trasmettere cori e programmi eroici. Venne la notizia della dunata, così ci unimmo alla fiumana di persone che si avviava a Piazza Venezia. Noi stavamo schiacciati contro un angolo in mezzo a quel curioso popolo di Roma che litiga e ride nelle circostanze più gravi.
Dopo molti clamori e invocazioni si aprirono solennemente i battenti e apparve Mussolini. Non sentì quasi nulla del discorso. Eravamo in una posizione sorda. Cosa ha detto? Domandavano i vicini quando un urlo di entusiasmo interrompeva il duce. Poi arrivarono le parole. Ambasciatori di Francia e d'Inghilterra consegnati. Capimmo che era la guerra. Tornai tardi a casa e trovai mia zia che avvolgeva di azzurro i lumi e piangeva disperatamente. Fu una sera triste, con quel filo di luce e le finestre chiuse. Quella stessa notte fu dato il primo allarme aereo che provocò grande emozione. Io rimasi, naturalmente, a letto. Primo luglio, vestito di una perfetta uniforme, oppresso dal caldo e dalle previsioni, lasciai Roma per la guerra. Erano stati mesi particolarmente vivi e felici, forse i più chiari di quegli anni romani. E staccarsi da abitudini serie e virili significava davvero perdere molto. La camicetta bianca di Carla sulle vecchie panchine della villa di Roma sembrava salutare come un giovane addio la vita libera dell'università. I suoi pianti trattenuti, tenui lotte sulle balaustre di Roma, erano un grazioso commento alla nostra separazione. Michele, smarrito, venne a portarmi dei dolci alla stazione, secondo un vecchio costume di casa nostra. Il professore, mia madre e i miei fratelli, con pochi amici, mi diedero le ultime raccomandazioni a questa presunta partenza per la Scozia. E una calda vettura piena di preti mi portò oltre le prime rocche etrusche di Perugia. I viaggi e soprattutto le ore di immediato distacco mi inducevano sempre a magre riflessioni. Palma dolciastra sulle strade. C'è troppo silenzio in giro per la città. E quando c'è così tanto silenzio significa che sta per succedere qualcosa. Quando una nave sta per affondare, i topi si mettono in fuga. Eccoli i topi. Guarda come scappano coi loro baffi da bravi roditori. Sembrano preti senza colletto. Che meraviglioso paese è l'Italia.